Buona stoffa, il testo di animazione vocazionale per i cammini personalizzati. Come secondo capitolo ci presenta l'incontro tra due santi, Don Bosco e Domenico Savio. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Viene costruito un bell'abito per il Signore e siamo detti beati quando anche noi riusciamo a percorrere strade come quelle. E allora in questo capitolo troviamo quali sono gli ingredienti di un incontro. Il primo, una sartoria, non vuota, non anonima, ma una sartoria ben strutturata che è un ambiente stimolante dove intenzionalmente sono state fatte delle scelte e dove vi sono delle persone con una identità ben chiara. Vi sono delle esperienze di gruppo, un gruppo nel quale ciascuno può ricevere e dare in base alle proprie capacità, alla propria maturazione. E poi delle relazioni personali, graduali, libere e liberanti. Come secondo ingrediente abbiamo il sarto. Don Bosco è il modello di ogni sarto in ambiente salesiano ed è un sarto che si sente a sua volta stoffa. Don Bosco è grande perché si è gettato nelle braccia di Dio, ma perché ha continuato a farsi accompagnare, ha continuato a farsi sostenere nel proprio cammino di maturazione. E infine la stoffa, qualsiasi stoffa. Noi accogliamo i giovani nel punto in cui si trova la loro libertà. Accogliamo i giovani sapendo che ciascuno ha diritto a farsi accompagnare per poter crescere al 100%. E infine troviamo le indicazioni che partono da Don Bosco stesso. Siamo chiamati a far crescere in sanità, scienza e santità. Una vita che sia dal punto di vista della salute, delle attenzioni della persona, e poi dal punto di vista della formazione, dello studio, dell'avviamento al lavoro, è una vita che sia in relazione profonda con il Signore a tutto tondo, per essere completi nelle mani del Signore, perché possiamo veramente essere stoffe buone. La meta? La santità, il servizio concreto agli altri, oggi, perché la domanda essenziale è sempre quella: per chi sono io?